Presidente Giampiero Giacalone, una partita che ci vede al pareggio con prima un gol da parte della Mazzarese, poi quello da parte dello Sciacca, una squadra che comunque ha giocato, ha lottato fino alla fine, che possiede molti requisiti per poter fare ancora tanto. Intanto mi sia concesso di riservare un secondo a Secum, che malgrado la perdita prematura del papà, ricordo a tutti che la Mazzarese ha giocato con l'ultimo abbraccio, ha voluto essere in campo. Questo significa essere dentro la maglia, essere dentro la società e coltivare i valori della società. Quindi ovviamente ci uniamo al dolore di Secum, ma apprezziamo molto il fatto che sia stato in campo regolarmente, seppur con questo travaglio interiore. Niente, a distanza di 15 giorni, perché abbiamo una partita in meno, non abbiamo giocato in quel di Enna per il problema Covid, ritengo che oggi la squadra abbia fatto una grande prestazione. Senza se e senza ma la prestazione c'è stata, abbiamo preso tre pali con un avversario ostico, un avversario che aveva bisogno e necessità di riscattarsi. La Mazzarese ha fatto in maniera tale che potesse sostanzialmente vincere la partita. Il palo, la doppia azione al 93esimo di Cristaldi, il palo prima e la ribattuta dopo, un tiro parato abilmente del portiere, sanciscono il fatto che malgrado la prestazione sia stata maiuscola e sicuramente ai punti la Mazzarese meritava di vincere, molto spesso il risultato rischia di essere bugiardo. Complimenti alla compostezza dello Sciacca, complimenti alla compostezza dei calciatori della Mazzarese, complimenti al pubblico, inghiottiamo boccone amaro perché non siamo soddisfatti del risultato. Riteniamo che a questo punto questa prestazione ci dice che possiamo presidiare la parte alta della classifica. Abbiamo 21 punti, una giornata, una partita in meno. Domenica tenteremo di andare a prendere quello che la sorte ci ha tolto al Ninova Cara in quel di Caltanissetta, una sfida assolutamente complicata, assolutamente difficile. Noi della Mazzarese viviamo un sogno, stiamo incontrando squadre che ovviamente la società calcio mazzarese non ha mai incontrato: l'Agragas, il Canicattì, l'Enna, il Caltanissetta, lo Sciacca stesso, il Derby del Pesce come veniva sostanzialmente nominato, e lo stiamo facendo con grande spessore, con grande orgoglio, con grande determinazione, con grande autorevolezza e raccogliendo sempre in tutti i campi e anche da parte di tutta la società i complimenti che vanno a una matricola che il 15-16 agosto era in promozione, che si è dovuto organizzare in fretta e in furia e che grazie sempre, lo dirò sempre, agli sponsor che hanno scommesso su di noi, hanno scommesso sulla società e conseguentemente sulla squadra, hanno fatto sì che questo connubio determinasse in un momento difficile. Ricordo che ci sono alcune partite che non si sono potute svolgere perché alcune società, alcuni calciatori sono stati contagiati dal Covid, quindi anche questo sarà una variabile che spero non accompagni la seconda parte del giro di ritorno del calcio dilettantistico. E rispetto a tutto ciò ritengo che abbiamo dato un'immagine importante. 15 giorni fa, grazie ai vostri microfoni, ho messo in campo tutte quelle che erano le critiche verso la squadra, perché a mio modesto avviso non c'era stata la prestazione, non si era ottenuto il risultato. Io commento sempre la prestazione dei miei e non commento mai il risultato. È ovvio che piace a tutti vincere. Oggi abbiamo pareggiato, ma a livello di prestazione abbiamo sicuramente vinto, perché abbiamo capito e fatto capire a chi ci sostiene che i nostri calciatori sono prima di tutto uomini, secondi fra tutti.